rendersi conto che vivi in una società in cui se tu non produci il tuo reddito, devono produrlo gli altri. E che quindi se tu guadagni più di quello che produci o evadi quello che produci, stai fondamentalmente caricando un costo sugli altri. E la situazione italiana è la seguente. Esistono alcune milioni, non molte, di persone che guadagnano redditi dal loro lavoro bassi perché sono improduttivi e che poi li compensano o bene attraverso l'evasione fiscale o bene attraverso sussidi. E tutto questo diventa un costo per le altre persone. Le altre persone dovendole pagare implica che i loro costi di produzione crescono e li rendono non competitivi col resto del mondo. E quello è il problema. E diventando non competitivi col resto del mondo, succede che le aziende che devono competere con il resto del mondo in Italia non ci vengono. E quindi l'Italia perde le aziende di frontiera, quelle più competitive, quelle concorrenziali, perché le carichiamo con costi extra, che sono quelli di mantenere gli improduttivi. È molto semplice l'economia italiana. È così.